Buongiorno, benvenuti in questo nuovo Wikivlog. Sono già attiva, sono le 9:30 e io ho dormito da Massi, quindi sono appena tornata a casa. Sono già iperattiva perché quando mi sveglio presto, non lo so, dipende dall'orario. Se mi sveglio presto, sono iperattiva e sono super produttiva. Sono pronta per fare colazione e dato che è primavera, ho praticamente cambiato la tazza. Ho rimpiazzato quella con le renne, con questa qui, con i gufetti. Che è veramente, cioè, la mia preferita appunto per questo periodo. Ho appena finito, cioè ieri sera prima di andare via, ho messo a finire di editare il video e l'ho salvato, quello del trucco in 5 minuti. E poi ho praticamente, faccio vedere tutto, ho praticamente pronto l'outfit per oggi. Pantaloni con Principe di Galles di Dally Whale e questa magliettina, insomma, bianca che ha la particolarità di avere la manica normale fino a tre quarti, poi finisce con questo volant bello largo. Dite, che devi fare oggi? Praticamente alle 10:45, motivo per cui ho i capelli in posa e motivo per cui sono struccata. Infatti, dopo colazione mi devo. Ok, momento di pausa, parli troppo, troppo veloce. Mi devo truccare e perché alle 10:45. Patti, Anthony, Alessia e tutta la famigliola, insomma, perché loro sono come un'altra famiglia per me, lo sapete. Andiamo a Roma, Grotta Ferrata, ai Forward Studios, che sono degli studi di registrazione, diciamo, i più conosciuti, ecco, di Roma, se non di tutta Italia, non sono esperta. Non vi ho ancora fatto vedere la nuova videocamera. Ebbene, è questa qui, è una Nikon P 900, vedete che è gigantesima, ma voglio fare una cosa, vi rimando indietro nel tempo a quando l'ho scelta. Ragazze e ragazzi, abbiamo una vincitrice. Lei, ragazzi, è una roba enorme, a parte gadget, ma è veramente gigante. Guardate, cioè, è enorme. Siamo qua. Ehi, qui siamo ai Forward Studios e abbiamo già fatto alcune foto. E io ho fame. Adesso vi faccio vedere un attimo. Ci sono anche Alessia. Abbiamo fatto un sacco di foto. Dobbiamo ancora fare il video prima dell'uscita della canzone. Loro stanno fuori. E niente, io mi sono tipo. Ci sono i divanetti. C'è la zona pranzo. Sono quasi le 2 e io. Già in previsione di queste cose mi sono portato un sacco di spicci, ho preso dei cereali, dei crostini e ovviamente l'acqua. Questo sarà il mio pranzo oggi, però quando ci sono queste giornate di lavoro così ci si deve accontentare, ecco. Credo che mi aspetteranno un bel po' di giornate così, fortunatamente. Ho la maglietta di Like Dislike, purtroppo non è la mia misura, però vabbè, ci si accontenta anche di ciò. Mangiare il dolce prima del salato? Fatto! Stiamo facendo delle foto! Delle foto, Sì, yeah. oggi c'è una bellissima giornata qua a Roma, pioveva. È sempre lo stesso giorno, oggi abbiamo da fare un sacco di cose. Probabilmente tu stasera c'hai una cena di un compleanno e io c'ho. Di mio nonno. Ho. E io ho un. Non ho niente, però forse esco. Ah, e poi dobbiamo fare una bella diretta che voi avrete già visto. Esatto, voi siete nel passato. Loro sono ad aprile, quindi già Sono è ad aprile. uscita su Spotify e iTunes. E iTunes, no iTunes, Qui e le sue pronunce. Qui e le sue pronunce. Esatto, le mie pronunciatevici. Yes. Finalmente, dopo più di 7 ore, non so dove guardare, sono tornata a casa. Adesso mi sto preparando un bel bagno. No, non mi strucco perché questa sera devo uscire, cosa che a me non piace quando faccio il bagno, perché poi tutto il calore, l'umidità mi va in faccia, mi attappa ancora di più. Però non mi va davvero di ristruccarmi e di rifarmi tutto il make-up da capo. Oggi purtroppo ho fatto le sopracciglia molto più spesse, però ero anche di corsa, anche se avevo tempo, perché le ho fatte. Sono stata talmente attenta che le ho fatte troppo grandi, quindi vabbè, succede. Non so se stasera io e Massi usciamo, perché ancora non abbiamo news. E se non usciamo stasera, ci vediamo direttamente domani. Eccoci! Siamo arrivati. Queste sono le terme Salus a Viterbo.
Ho anche fatto una live su Instagram. E niente, siamo arrivati. Adesso ci mettiamo subito, non in accappatoio, ma ci mettiamo subito a pappare. Guardate che belli, in vista della Pasqua. Allora, qua ci sono un sacco di cose, però dato che comunque ho fatto colazione abbastanza tardi, verso le 10:30-11, credo che mi prenderò solamente la caprese. Tu, amore, cosa ti prendi? La piadina solita? Sì. Abbiamo del pane, lui ha preso la piadina gigantesca e io ho preso la caprese in questa mega ciotolona che è veramente fichissima. Tutte queste foglioline che purtroppo non mangerò. Buon appetito, amore! Buon appetito. Hashtag. Pronti per il room tour. Questa è la porta d'ingresso. La stanza è veramente grande, quindi vado un po' per zone. Dunque, qui a sinistra c'è una panca dove io prenderò il monopolio, ovviamente. Questo è il bagno più grande, ce ne sono due. Questo naturalmente sarà il mio. C'è la vasca, un grande specchio per mettere tutte le mie cianfrusaglie, sapete, no? Qui c'è il letto, che è molto molto grande. La taglia è tipo queen size. Mi piacciono molto tutti questi accostamenti di colori con, cioè, due, Tiffany e marroncino, così come anche le pareti. Qui ci sono gli accappatoi, infatti tra poco andiamo alle terme. Qui c'è un tavolino, ma perché battono le pareti? Va bene, qui c'è un tavolino con un piccolo omaggio, però ancora devo capire di che cosa si tratta. Questa piantina è veramente meravigliosa. Scusate se c'è poca luce rispetto alla realtà. Qui c'è un divanetto e qui c'è la zona scrivania, diciamo, tè frigo. Ecco, questa sono io in costume con la mia pancetta, molto fiera. Scrivete quello che volete. E poi alla fine c'è, vabbè, a parte la televisione, ci sono due balconi, però danno sullo stesso affaccio. Ossia, vi faccio vedere, qui c'è Massi che sta fumando. Ciao ragazzi. E poi qui c'è il panorama. Per fortuna c'è una bellissima giornata di sole e la faccia è sulle terme esterne. Adesso noi andiamo a farci la nostra giornata di relax. Non vi porto con me perché il telefono, quando veniamo qui, non lo porto, cioè è raro che io lo porti giù alle terme. E poi stasera vi faccio vedere l'outfit per la cena, perché lui non sa niente. Questo è il vestito di questa sera. È da maggio del 2017 che ce l'ho nell'armadio e aspettavo, sì, o San Valentino o una sera speciale per indossarlo. È fatto in questo modo, molto semplice, e ha la particolarità di avere, vedete, questa parte trasparente. Direi che smorza molto. Bello. L'eleganza. Ti piace, amore? Sì, sei bellissimo. Oh, amore, grazie. E beh, facciamo un anno, ti pare, che me mettevo i pantaloni normali. Quindi questo è il mio look. Questa giacca sopra è un po' risicata, però è l'unica cosa che si avvicinava a qualcosa con qualcosa di rosso. Buongiorno amici! Abbiamo fatto un anno! Oggi è 26! Auguri amore! Auguri amore! E sentite la mia voce, è bruttissima. Andiamo per fare collation. Come sempre nel hotel c'è qualsiasi cosa. E questo è il miele, guardate che meraviglia. Grazie amore. Per Massi colazione all'americana come sempre. Uova. Cos'è che hai preso? Io stel. E ho preso la mia tazza di latte con i cereali per una parvenza di... Parvenza? Sì. Di mangiare sano. Ho preso un po' di frutta. E adesso aspetto il mio latte macchiato, va. Panino fatto in casa. Così è una colazione, ragazzi. Sì. Come lo chiudi poi, amore? Non si chiude. Questo pane lo rigiri così. Amore, lo so, però non si chiude. Lo faccio chiudere io. Ok. Sta uscendo il ciambellone. Adesso andiamo via. Peccato, però torneremo presto qui. Allora. Eccole. Io ho i brillantini e lui ovviamente no. Eccoci qua, è una postazione un po' scomoda per me. Volevo soltanto farvi vedere l'outfit per questa sera, che è sempre 26, andiamo a cena fuori. Ho messo questa maglietta
molto semplice che però ho visto che vi piace tanto e la vedrete anche nel video di Like Dislike. Poi l'ho abbinata a questi pantaloni a vita alta di Tally Whale rossi, rosso ciliegia, molto belli, molto eleganti, però dovete perdonarmi perché niente tacchi stasera perché veramente non mi andava. Allora, io ho preso il filetto di manzo con l'insalata di pomodori. Mi fa ridere perché la mostro in ogni momento, faccio in tutti i modi. Buon appetito, amore! Buongiorno, amici! Salve, ore 3 e quasi e mezza. Sto andando a casa di Anthony. Praticamente devo truccare la zia, poi dobbiamo fare il trailer di Like Dislike per quando poi uscirà e poi devo salire al piano di sopra da Marzia, quindi oggi diciamo che si lavora e praticamente gli devo fare un disegno, l'ultimo disegno sul pancione perché poi il tempo dei 9 mesi scade e quindi Alessandro dovrà farsi vedere e niente, c'ho il fiatone, fantastico. Ciao qui! Ah, Mi lei proprio sbuca fai così. Io vedere il video di Like Dislike finito? sto proprio andando dall'estetista Ah! adesso. Quindi, Ah. vabbè, io trucco Maria Grazia Eh sì, così. tanto Sì, io ci metto dobbiamo fare un'oretta. il trader. Lo sanno già. Lo Ci so. metterò un'oretta io comunque. Ok. Ah. L'ho visto la foto, è un botto figo. Cambio di location, sono a casa di Marzia e devo fare il disegno dell'uovo di Pasqua. Sarà un disegno abbastanza complicato, qui ho tutti i prodotti, vabbè, tutte le varie cose, i colori teatrali, colori normali, eccetera. E adesso, ecco, sta arrivando. Il disegno è in fase di disegno. Si è anche mosso. Davvero? Non ci ho fatto caso! E questo è il disegno che sto copiando, quindi speriamo che venga bene. Oh, ragazzi, ragazzi, ho finito. Questo è il disegno finito. Ti piace? E beh, è stupendo. Foto? Dai. Io da ridere che poi Alessandro non si è fermato un attimo. Sì, infatti, mi ha reso difficile il lavoro, ma ce l'ho fatta. Oggi che giorno è? Scusa, stavo per iniziare, ma mi sono dimenticata. 28 marzo. Giorno? Mercoledì. Oggi è mercoledì, buongiorno. Sto facendo colazione con Selvaggia e dietro di lei c'è Tally Whale, ma oggi non ci andrei. Perché siamo alla fine del mese. Allora, dato che vogliamo fare le ciccione, ci siamo prese la ciambella. E cos'è questo, Rodrigo? Si chiama? Al Sì, al cioccolato. cioccolato. Com'è il Twix? Buono? No, uno dice abbiamo fatto colazione leggera. Prendiamoci un Twix. Mamma, il Twix non si può rifiutare, non si rifiuta un Twix, sa? Questo jingle. C'è anche la colonna sonora nei miei vlog. No, ragazzi, allora ho appena visto. Sono a casa di Anthony. Innanzitutto sono quasi le 5. Ciao, Nerino! Mi metto qua. Che brutta location per fare questo pezzo di vlog. Facciamo una cosa, mi metto qua, mi metto fuori. Ho appena visto, come vi stavo dicendo, il video completo, quindi con il green screen proprio messo a posto di Like Dislike. Mi Ho appena piace. scoperto che domani non c'è scuola. E quindi? Anche se io non vado, sono molto felice. Vabbè, ok. Oggi è 28, domani è 29. Volevo condividere questo pensiero. Davvero è Ah, 28 oggi? sì. Cioè, raga, oggi è 28 marzo. Mia sorella tra tipo 3 settimane partorisce. Vero? Pausa latte macchiato. E pausa swipe up. Non riesco più a mettere il link sulle Non storie di riesco Instagram. a Ah, sta dettato. inserire. Stiamo scrivendo ad Instagram. Dalle che fa? Salve! Punto! Ad Salve inserire. Instagram! O se dice swipe up? No, tira su altro! Dai, Swipe tira su altro. up! No, sai quando scrivi tira su altro e poi fai. No, clicca su altro. No, tira su! Tu quando devi aprire il link fai. Ah, è vero, E tiri sabato in su. tutto demonio. Avevo appena girato. Disastro. Ah, ma è anche qua! Ecco, Dislike. voi avete già visto il trailer, ma stiamo vedendo prima del montaggio. Like this. Like. Mamma mia, che stanchezza.
Sono quasi le 9. Alla fine sono stata praticamente a casa di Anthony fino alle 8, poi ho visto Massi e stasera dovevo uscire mentre io monterò il video dello story time che fatemi fare un calcolo iper rapido, avete già visto. E sì, ma questo wiki vlog uscirà direttamente quando sarà già uscita anche like, dislike e tutto quanto, perché comunque avete visto varie cose, vari spoiler, insomma, pure del trailer, quindi ok. Anche se il trailer è già uscito e vabbè, vado a cenare, domani non farò grandi cose, quindi non credo che vloggerò, però i giorni della Wiki Vlog sono quasi finiti, per cui forse è anche meglio così. Ecco, parlando della dislike, quelle sono le cuffie che avete visto alla fine del video dove io le indosso. Dato che ci sono e dato che comunque credo che il Wiki Vlog sia praticamente finito, volevo dire due cose. Primo, mi fa molto ridere la gente che mi dice sotto al video quello dove risponde alle ultime offese, proprio il titolo, rispondo alle ultime offese. Mannaggia, detto molto gentilmente, mannaggia, ho aperto questo video, ma chi me l'ha fatto fare? Ma l'hai aperto tu il video? Io gli rispondo, ma l'hai aperto tu il video? Cioè, io Cristina che vedo un video dal titolo, rispondo alle ultime offese, è ovvio che l'argomento del ti cioè che l'argomento del video dal titolo è quello. Quindi se io apro il video sono consapevole di ciò che vado a vedere. Allora, di che ti vieni a lamentare tu che scrivi questo commento? Cioè, sei tu che lo hai aperto. Prenditela con te stesso. Poi c'è altra gente che mi scrive praticamente che io in quel video mi lamento quando non è vero. Cioè, se mi dovessi lamentare di tutti i commenti, di certo non mi lamenterei di quelli, ma di quelli, cioè di altro tipo, proprio tipo di quelli che mi danno della poco di buono, cioè quello proprio il minimo, per cui se me lamento di quello dovrei direttamente chiudere il canale, invece no, era soltanto il mio punto di vista, ma praticamente la gente non l'ha capito, ma me lo aspettavo. Poi volevo un attimo fare una piccola menzione al fatto che sotto alla foto di Anthony con la sorella, la gente ha scritto che praticamente il figlio di Marzia, che ancora deve nascere, è ritardato. Sarete ritardati, cioè veramente sarete ritardati voi, ma veramente, cioè, ma che va fatto? De uno deve nascere, due è la sorella, e avete pure detto che lui sfrutta la sorella per fare le foto quando è sua sorella, cioè, se le vuole, c'ha pure lei un canale YouTube, è liberissima di fare quello che vuoi. Avete dato anche del ritardato a Anthony, ma voi siete malati forte. Ma Anthony e io potremmo starvi sulle palle, ok? Ma che ti abbiamo fatto? Ma abbiamo fatto qualche cosa di male? Siete voi che cliccate i nostri video, che ci venite a cercare sui profili Instagram proprio per vedere cosa facciamo e successivamente per commentare. Ma sappiate che noi guadagniamo con quello che voi fate, con il vostro odio. Detto questo, ho fatto questo piccolo sunto, che è anche un riassunto della live che ho fatto su Instagram domenica, sì, domenica mattina, che alla fine doveva durare 5 minuti e alla fine è durata mezz'ora. E mi avete anche chiesto di fare più live su Instagram, se vi piace l'idea, comunque io lo faccio. Anzi, credo che ne farò una adesso. Quindi noi ci vediamo al prossimo Wikivlog. Vi rimando nel link qua sotto al primo video Wikivlog, non so parlare, che ho fatto. E ci vediamo appunto al prossimo video.